Oggi nasce un'altra legge targata Movimento 5 Stelle, una legge che è sostanzialmente il braccio operativo della legge sugli ecoreati, che consentirà maggiori e migliori controlli a livello nazionale da parte delle agenzie. Nasce quindi il Sistema Nazionale delle Agenzie Ambientali, con ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Ricerca in Campo Ambientale e la Protezione dell'Ambiente, e le agenzie regionali, che si coordineranno per creare una rete di laboratori che daranno lo stesso servizio, la stessa qualità e le stesse garanzie ai cittadini per la tutela dell'ambiente e della loro salute. Abbiamo inserito in questa proposta molte delle nostre caratteristiche che ci contraddistinguono, quindi la partecipazione dei cittadini, la possibilità per i cittadini di chiamare direttamente in causa queste agenzie per fare controlli sul territorio, mentre prima non era possibile, anche la fruibilità dei dati. Ci sarà una grande database nazionale sui dati ambientali che sarà accessibile a tutti i cittadini, senza che debbano dare una motivazione particolare. Inoltre ci sarà la possibilità di divulgazione, quindi le agenzie saranno tenute a divulgare i dati scientifici e a renderli fruibili ai cittadini, per avere una conoscenza del nostro territorio e delle problematiche che insistono su di esso. E abbiamo inserito naturalmente anche norme per controllare il conflitto di interessi di dirigenti e operatori all'interno delle ARPA e di ISPRA, e per controllare anche il loro curriculum e la qualità del loro operato. Bene, tutto questo è una proposta di legge del Movimento 5 Stelle che è stata approvata in via definitiva alla Camera dei Deputati, un altro passo in avanti per la tutela dell'ambiente. Non diciamo di essere contenti al 100%, perché ci sarebbe stata la possibilità di inserire maggiori finanziamenti per questa legge e soprattutto di slegare sostanzialmente i vari referenti di queste agenzie dalla politica. Questo ancora non è stato fatto, ma abbiamo messo un punto fondamentale per la protezione del nostro territorio, un anello fondamentale per poi migliorare quando ci sarà un governo 5 Stelle.